una delusione che fa male. Teresa Langella ritorna sul trono? Queste sarebbero le indiscrezioni sui social. In realtà, queste potrebbero essere le volontà dei fan. L'unica certezza riguarda le dichiarazioni di Andrea Dal Corso. Il bel Veneto ha finalmente rotto il silenzio dopo la scelta di Teresa Langella, andata in onda nello speciale di Uomini e Donne. Il modello e imprenditore veneziano ha scritto un lungo messaggio su Instagram, nel quale ha pubblicamente chiesto all'ex cronista di incontrarsi per chiarire gli ultimi dubbi rimasti dopo il percorso vissuto alla corte di Maria De Filippi. Nonostante la poca voglia di replicare dinanzi a tutta questa cattiveria gratuita nei miei confronti, sento il bisogno di chiarire in prima analisi con te Teresa. Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta. Le regole del programma purtroppo non lo prevedevano. Mi è stata data soltanto la possibilità, su mia richiesta, e in via del tutto eccezionale, di vedere tuo padre. Probabilmente perfino i presenti non erano al corrente delle regole dello stesso programma a cui stavano partecipando. Ha scritto Andrea in una storia. Sicuramente, i fan attenderanno questo confronto con molto piacere. Il messaggio di Antonio. Davvero Teresa Langella ritorna sul trono? In realtà è l'indiscrezione sui social. Ed è proprio qui che è tornato a parlare Antonio Morricone. Dopo la non scelta di Teresa Langella, l'insegnante di sci ed amico di un altro volto di Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi, sta tornando piano piano a postare foto e stories nel suo profilo Instagram. Dopo la prima serata su Canale 5, i protagonisti del Trono della Bella Napoletana non hanno ancora rivelato nulla di cosa è successo successivamente alla festa di fidanzamento, che però si è trasformata in una grande delusione per Teresa. Proveranno a vedersi, e magari a costruire qualcosa insieme? Lo scopriremo presto. Il messaggio di Gianni. Forse Teresa Langella ritorna sul trono? Questo è ciò che vorrebbero i follower, ma, si sa, che questa sia un'ipotesi remota. C'è da evidenziare come, dopo la scelta andata male, la bella napoletana ha ricevuto uno splendido messaggio da parte dell'opinionista Gianni Sperti,